Nei tempi, eh, in modo da poter riservare poi eh, un po' di tempo per la discussione. Eh, subito dopo la comunicazione. Allora, il primo relatore è Giulio Palumbi, Università degli Studi di Bari Aldomoro, eh, storie, culture e società, ammersi in Newctepé dal Neolitico al XX eh, secolo è, è molto piccolo, ventunesimo XXI secolo, ventunesimo, giustamente, ventunesimo. Certo. Grazie, Prego. grazie Isabella, eh, innanzitutto eh, grazie sì, all'Istituto sì. Italiano di Cultura per questo graditissimo invito e per l'organizzazione di questa conferenza e grazie a voi per essere qui oggi. La collina di Utepe, eh, con i suoi 5 ettari di estensione e più di 25 metri di altezza, è uno degli Uyuk più grandi della Cilicia. E La Cilicia, eh, grazie alla sua posizione geografica, che è all'intersezione tra aree ecologicamente molto differenti, il mar Mediterraneo, le montagne del Tauro e gli altipiani anatolici, e infine le pianure che si estendono fino alla valle dell'Eufratia ha storicamente rappresentato uno dei crocevia più importanti del Medio Oriente e del Mediterraneo, anche grazie alla possibilità di usufruire e veicolare da una regione all'altra un'ampia gamma di risorse e di materie prime, parlo insomma di metalli, di ossidiana, di legno. E questa prossimità tra regioni e risorse diverse ha permesso e anche incoraggiato interazioni e scambi con comunità e modelli socioculturali di origini differenti, con gli, quelli levantini, siriani, anatolici e mediterranei, che hanno giocato un ruolo determinante nel favorire, in Cilicia, sviluppi socioculturali tanto precoci quanto originali. E questi aspetti di originalità emersero sin dall'inizio delle ricerche archeologiche nella regione, come quelle eseguite da John Garstang che a capo della Nielsen Expedition nel 1936 individua e sceglie Jungtepe come sito chiave per indagare gli sviluppi storici e culturali della regione. Gli scavi effettuati da Garstang nel corso di cinque campagne effettuate tra il 1936 e il 1947 mettono in evidenza una lunga storia di Jungtepe che si materializza in una impressionante eh, sequenza stratigrafica consistente in 33 livelli di occupazione. Una sequenza che ha rappresentato per lungo tempo un riferimento costante delle periodizzazioni e stratigrafie comparate del Vicino Oriente e del Mediterraneo Orientale. Un lungo intervallo di quasi 50 anni ha separato gli scavi Garstang da una ripresa delle attività eh, archeologiche sul sito, prima diretta dal professor Veli Sevin dell'Università di Vanna e poi dal 2001 dalla professoressa Isabella Caneva dell'Università del Salento. La più che ventennale attività di direzione scientifica eh, da parte di Isabella Caneva è stata decisiva non solo per correggere, meglio articolare, rivedere eh, la sequenza di Gastang, ma anche, direi, soprattutto per documentare e ricostituire sviluppi della storia di Juntepe che erano completamente sconosciuti e che hanno ulteriormente messo in evidenza aspetti di originalità e di unicità sin dalle fasi più antiche della sua occupazione. E proprio le fasi più antiche dell'occupazione di Jungtepe sono stati uno degli obiettivi eh, principali degli scavi degli ultimi anni che si sono concentrati alla base del versante settentrionale della collina. Le ricerche più recenti eh, sul Neolitico antico sono state mirate ad indagare le origini dell'insediamento e a definire tempi, dinamiche e modalità di occupazione delle prime comunità di agricoltori che si installano a Jungtepe almeno dalla metà del settimo millennio. Il progressivo ampliamento dell'area di scavo ha innanzitutto messo in evidenza un'occupazione ininterrotta dello spessore di circa 7 metri, che documenta un'architettura eh, estremamente solida, eh, con robuste fondazioni in pietra e muri in mattoni crudi, che danno l'impressione di un notevole investimento in termini di materiali e lavoro, in funzione di una lunga permanenza ed uso delle strutture abitative. Le strutture identificate si caratterizzano tutte per un impianto quadrangolare e quelle messe in evidenza eh, proprio nel corso dell'ultima campagna di Scavo, insomma come vedete al centro, eh, eh, con, eh, potrebbero ricordare le architetture dei contemporanei siti del Levante, eh, come quello di El Kerk, nella Piana del Ruge, o della Siria nella Valle dell'Eufrate, come Mesra eh, Telelat in Turchia. Gli scavi eh, degli ultimi anni hanno anche evidenziato che numerose di queste strutture eh, si caratterizzano per pavimenti con intonaci rossi. E come già sottolineato da Isabella Cane, ma quella dei pavimenti rossi è una pratica simbolica comune nel Neolitico preceramico, sia nel Levante che nell'Anatolia centrale. In quest'ultima regione, come ad esempio a Chataleuc, a Chacle, Moussulart, Pavimenti di colori rossi sono stati associati sia a edifici di funzioni particolari, connessi, forse, ad attività cerimoniali, sia a strutture abitative, dove i pavimenti rossi potrebbero essere connessi allo svolgimento ciclico di rituali o di eventi cerimoniali nelle strutture abitative. Hai un lo strato di conservazione delle strutture con intonaco pavimentale rosso è al momento troppo frammentario per poterne comprendere le funzioni, però abbiamo visto insomma, eh, la presenza di pavimenti con esclusivi rifacimenti di colore rosso, che di pavimenti anche che si caratterizzano per un'alternanza di rifacimenti rossi e bianchi, che potrebbero indicare già eh, nell'abitato del Neolitico antico la coesistenza di edifici che si caratterizzano per funzionalità differenti cerimoniali e abitativi. In ogni caso i pavimenti rossi di Yumuktepe suggeriscono che la comunità del 7 millennio ereditò codici cromatici, simbolici e dunque culturali dalle comunità neolitiche preceramiche del Levante e dell'Anatolia centrale, suggerendo che queste sfere possano essere state le matrici alle origini degli sviluppi delle fasi più antiche del neolitico ceramico di Yumuktepe. In merito, gli scavi condotti negli ultimi anni eh, hanno messo in evidenza l'abbondante presenza di una ceramica impressa <coughs> che rappresenta senza dubbio un altro importante indicatore delle interazioni culturali e regionali. La ceramica impressa di Jungtepe si caratterizza per un'ampia gamma di tecniche decorative che vanno dall'impressione digitale, strumentale fino alla decorazione rocker che rinviano a connessioni con tradizioni di manifattura, codici decorativi e linguaggi simbolici eh, con i contemporanei insediamenti neolitici del Levante e della Valle dell'Eufrate. Contemporaneamente queste stesse tecniche e codici decorativi saranno utilizzati nelle prime ceramiche neolitiche che verranno prodotte a partire dalla fine del VII millennio lungo la costa dell'Anatolia occidentale e nel Mediterraneo, in Grecia, fino anche in Italia. Eh, anche da questo punto di vista la comunità di Yomuktepe sembra interagire e comunicare con aree geografiche lontane e differenti, da una parte le regioni del Levante e della Siria, e dall'altra il vasto mondo del Mediterraneo. E da questo punto di vista tenuto conto delle datazioni della ceramica impressa di Yomuktepe. Tra 6006 e 6003, che sono più antiche di quelle dell'Anatolia occidentale, uno degli obiettivi delle ricerche dei prossimi anni sarà quello di investigare il ruolo di Yumuktepe non solo nella trasmissione delle tradizioni ceramiche, ma anche nel processo di neolitizzazione che si affaccia sul Mediterraneo alla fine del VII millennio. E tra i principali risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni sono quelli relativi alla lunga sequenza della fase calcolitica di Tepe che copre tutto il quinto millennio. E un'attenzione particolare merita sicuramente il livello 16 degli scavi Garstang, noto come la fase della cittadella. Garstang aveva portato alla luce, a ridosso di un massiccio muro in mattoni crudi, una serie di strutture bicellulari, quelle in verde, eh, disposte in modalità radiale: che, tenuto conto del marcato carattere difensivo del complesso, erano state interpretate come le residenze dei soldati. A sud di queste si apriva una porta monumentale, e eh, a sud di questa, invece, un grande edificio che potrebbe aver avuto una pianta tripartita. Eh, interpretato da Gastang come l'edificio del capo. Indipendentemente dalle interpretazioni un po' militaristiche, non c'è dubbio che la cittadella del livello, eh, 15, del livello 16 rappresenta un esempio unico che mescola, eh, unisce in un solo complesso tradizioni architetturali eh, che all'inizio del quinto millennio si sviluppano in regioni completamente differenti. Da una parte, il modello radiale fortificato che trova confronti con gli insediamenti dell'Anatolia centrale e dall'altra invece il modello di architettura tripartita che nel quinto millennio invece caratterizza gli edifici domestici e cerimoniali delle comunità Ubaid della Siria e della Mesopotamia. La cittadella del livello 16 potrebbe esprimere dunque un'ibridizzazione culturale che si riflette anche tra l'altro nella produzione ceramica, che vede la coesistenza tra le forme aperte, scure, brunite. Eh, di tradizione forse centro-anatolica eh, e eh, forme chiuse che invece richiamano eh, i mh, repertori morfologici e decorativi delle traduzioni Ubaid, siro-mesopotamiche. Ma oltre all'unicità di queste dinamiche culturali, gli scavi condotti da Isabella Caneva hanno aggiunto ulteriori aspetti di complessità. In primo luogo, perché gli scavi effettuati lungo il pendio settentrionale della collina hanno portato alla luce eh, un quartiere di case rettangolari che, snoda, che si snodano lungo una strada che si dirigeva verso la, verso la cittadella, mettendo così in evidenza che l'insediamento si sviluppava anche oltre i possenti limiti eh, dell'area dell fortificata. In passato è stato messo in evidenza. Che l'apparente asimmetria no? espressa dall'occupazione del livello 16 tra un abitato alto e fortificato e un abitato basso e non fortificato potrebbe essere in relazione alla stessa simmetria che si osserva in termini di rinvenimenti degli oggetti in metallo. Perché eh, nel livello 16, eh, e tra l'altro è da sottolineare che il livello 16 di un tepe, eh, che data proprio all'inizio del quinto millennio, segna uno sviluppo molto precoce della metallurgia di fusione del rame. E sulla base dei dati Gastang, numerosi oggetti in metallo, insieme a scorie e tracce di attività metallurgiche, furono rinvenuti nell'area eh, protetta dalla cittadella, mentre nessun oggetto in metallo né tracce di attività connesse alla metallurgia sono stati individuati invece nell'abitato, nel villaggio basso. La simmetria nella distribuzione dei reperti metablici potrebbe dunque riflettere una differenza funzionale tra cittadella e villaggio basso, ma forse la connessione spaziale e funzionale tra la precoce comparsa di attività metallurgiche specializzate e la natura difensiva, e in qualche modo esclusiva della cittadella potrebbe suggerire che la metallurgia, in termini di gestione, di uso di materie prime e prodotti finiti, oltre che di conoscenze specializzate. Potrebbe avere giocato un ruolo cruciale nella costruzione dell'assetto gerarchico dell'insediamento, nel marcare confini fisici interni alla comunità e nel generare, forse, forme di asimmetria sociale. E gli scavi condotti nella cittadella nel corso degli ultimi anni hanno mostrato come questo complesso si sia sviluppato come risultato di numerose fasi di costruzione e rifacimenti e offrendo quindi una visione molto più dinamica di quella di Garstang, ma gli scavi condotti nel 2018 e 2019 invece spiega, hanno invece spiegato perché Garstang fu così impressionato da questa cittadella, perché le operazioni del 2018 e 2009 hanno portato alla luce un'imponente struttura difensiva. Questa si articola in un muro di lastre in pietra, eh, calcare che si innazza, compresi gli alzati in mattoni crudo, per circa 3 metri e eh, verso ovest, cui si sono aggiunti una serie di bastioni e case matte che hanno trasformato il muro originario in un'imponente eh, opera di fortificazione larga quasi 8 metri. Non ci sono per il momento eh, confronti con questa imponente cittadella degli inizi del quinto millennio, né nel vicino oriente né anche nel Mediterraneo. Anzi si potrebbe dire che Yomuktepe rappresenta il più antico modello di cittadella fortificata conosciuta sinora e che forse rappresenterà un prototipo per i modelli insediamentali che si diffonderanno in tutto il bacino mediterraneo nel corso del terzo millennio. Ma la scoperta di questa imponente opera di fertilizzazione non solo mette in evidenza sofisticate capacità ingegneristiche, ma pone anche questione sull'organizzazione politica della comunità. La distribuzione diseguale all'interno eh, della, della comunità nell'uso e accumulo di metalli eh, può avere contribuito a definire o legittimare differenze di ineguaglianze sociali. Tuttavia, possono queste asimmetrie avere rappresentato le risorse materiali ed ideologiche per legittimare quelle forme di autorità e potere necessarie alla mobilitazione di una enorme quantità di forza lavoro utilizzata per la costruzione della cittadella? Qualche suggerimento in merito invece potrebbe venire eh, dalla fase che segue la distruzione della cittadella, perché le pendici occidentali rimarranno sedi di architettura monumentale anche nel successivo livello 15. Gli scavi hanno evidenziato che la base sulla quale si impostano gli edifici eh, del livello 15, datato tra 4006 e 4004, è costituita da una grande piattaforma di mattoni crudi. Dello spessore di circa un metro e mezzo, la cui estensione è stata calcolata ad almeno 2.000 metri quadrati. Questi ultimi, eh, sulla quale poi si impostano gli edifici eh, del livello 15, che si articolano in un complesso di grandi dimensioni che si sviluppa attorno a quello che è stato interpretato come un edificio tripartito, una sala centrale che si caratterizza per nicchie e pilastri, come nelle contemporanee tradizioni siero-mesopotamiche. All'interno di questo edificio sono ehm, rinvenute migliaia di frammenti di ciotole prodotte in massa prodotte in serie le cosiddette joba balls. La produzione di massa di queste ciotole è stata messa in relazione con pratiche di consumo intensivo di cibo, forse razioni alimentari che venivano offerte in cambio di lavoro. I dati del livello 15 di Montep suggeriscono che il complesso ospitasse pratiche di immagazzinamento forse controllato, come suggerisce il rinvenimento di una bulla <coughs> E eh, di distribuzione di razioni alimentari destinate a gruppi ben più numerosi di quello residenziale. La monumentalità della piattaforma, oltre che le grandi dimensioni degli edifici, eh, potrebbero dunque essere state il risultato della capacità dei gruppi più potenti della comunità di mobilitare e gestire lavoro in cambio di cibo. Il carattere monumentale di questo settore della collina viene nuovamente ribadito con la costruzione di un'altra grande opera di funzione difensiva. Si tratta di un imponente muro a gradoni costruito su filari di pietra intervallati da strati in mattoni. Vedete qua sopra una curiosa tecnica costruttiva. Il muro parte dalla sommità della collina e si articola in una serie di bastioni, di cui quello inferiore è il meglio conservato. Eh, questo grande muro ingloba anche delle stanze, a cui interno sono state rinvenute ceramiche che si caratterizzano per un sono metallico e per decorazioni dipinte di bande bianche, rosse e marroni. Che datano all'inizio del terzo millennio e che trovano paralleli convincenti con le ceramiche del bronzo antico di Tarsus, della Cilicia e della piana di Conia. Se da una parte il grande muro di fortificazione eh, può essere considerato un'eredità dell'impianto difensivo della cittadella, <coughs> del livello 16, dall'altra questo tipo di strutture trova confronti nelle cittadelle fortificate dell'età del bronzo dell'Anatolia occidentale, come ad esempio quelle di Baclatepè. Da questo punto di vista, dati architettonici e ceramici, come ad esempio i DEPAS, ehm, ci indicano come ehm, Yumuktepe nel terzo millennio abbia cambiato i suoi riferimenti culturali, probabilmente anche quelli politici, riorientandosi in un sistema di scambi e di interazioni terrestri e marittime che la legano all'Anatolia occidentale e all'area Egea. Tuttavia non abbiamo ancora compreso cosa il grande muro del Bronzo Antico racchiudesse. E come fosse articolato l'abitato in questo periodo? E questo sarà uno degli, degli obiettivi della nuova trincea <coughs> che è stata aperta quest'anno eh, sulla sommità eh, centrale della collina e che mira a documentare in modalità estensiva ed organica non solo l'abitato del bronzo antico, ma ovviamente anche l'abitato del bronzo eh, tardo, eh, che per il momento è documentato solamente da un grande muro di fortificazione, però sulle pendici. Sud della collina. Gli scavi condotti a Yomuktepe hanno permesso di ricostituire una storia di quasi 9.000 anni, che ha evidenziato la capacità delle comunità che si sono avvicendate di costruire sistemi culturali ibridi e compositi e di sviluppare traiettorie sociali assolutamente originali, come risultato delle interazioni simultanee con altre regioni e con diversi tipi di modelli socioculturali. E questa storia si è materializzata in un ricco patrimonio di testimonianze che meritano e necessitano di essere condivisi con una comunità ben più ampia di quella scientifica. E questo non solamente per gli aspetti intrinseci di monumentalità rara per un sito preistorico, ma anche perché questi monumenti documentano gli sviluppi di una storia che è patrimonio culturale dell'umanità. In Italia un po' in tutta Europa, il dibattito sul patrimonio culturale si è notevolmente animato dopo la conferenza quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, nota anche come la Convenzione di Faro, che ha dato l'impulso di una nuova visione e concezione decisamente più dinamica e interattiva del concetto di patrimonio culturale come risorsa. Risorsa, in primo luogo, perché il patrimonio culturale permette alle popolazioni di identificare ed esprimere i loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, creando così quelle che sono state chiamate heritage communities, che dovrebbero mirare a proteggerlo, sostenerlo e trasmetterlo alle generazioni future mediante forme partecipate di valorizzazione. Contemporaneamente, patrimonio culturale, come risorsa, perché considera il diritto a trarre beneficio ed evidenzia <coughs> la necessità che questo patrimonio sia finalizzato all'arricchimento all dei processi di sviluppo sostenibili tipo economico, politico, sociale e culturale, oltre che di pianificazione dell'uso del territorio, nel quadro di un approccio che integri istituzioni pubbliche, specialisti, investitori e società civile attraverso forme partecipate di valorizzazione in cui confluiscono i soggetti coinvolti nelle heritage communities Secondo Giuliano Volpe, dell'Università di Bari, che molto ha scritto e che molto eh, comunica sulla questione, specialisti ed esperti come archeologi, architetti, storici dell'arte, funzionari e professori dovrebbero ripensare il proprio ruolo coinvolgendo ed integrando altri tipi di comunità, come quelle del volontariato e dell'imprenditoria, in funzione di azioni comuni, mirate alla mobilitazione di risorse per valorizzare il patrimonio culturale e per incoraggiare processi di sviluppo socio-economico. Questa proposta certamente apre a nuove prospettive per il ruolo dell'archeologo, ma anche, come diceva prima Isabella, nuove responsabilità di natura etica, deontologica, connesse alla valorizzazione di un patrimonio che potrebbero, tra l'altro, non collimare con le problematiche e l'etica della ricerca scientifica, che rappresenta, a mio avviso, un aspetto imprescindibile dell'attività archeologica. La domanda che dunque lascio aperto eh, per il dibattito finale è: è possibile veramente pensare a una confluenza reale di, di intenzioni, azioni tra i diversi attori di una heritage community senza che emergano divergenze, attriti, conflitti tra valori, etiche e modus operandi delle diverse componenti? E passando dalla teoria delle buone pratiche alla storia più recente delle relazioni pratiche? Intercorse tra Yumuttepè e la città di Mersin, nel corso degli ultimi decenni, eh, beh, possiamo certamente dire che la collina di Umuttepe e le sue storie non possono essere più scisse dalla storia della città moderna. Come chiaramente mostrano queste fotografie eh, siamo lontanissimi dal paesaggio agrario eh, del 1930, quando Garstang iniziava le sue, i suoi primi scavi. Di unultepeo ormai completamente integrata, fagocitata nel paesaggio della città, trasformando lo scavo in, uno, in un vero e proprio scavo urbano. E la Mersin di oggi è il risultato in realtà di uno sviluppo molto rapido, che prende avvio attorno alla metà dell'Ottocento, in funzione della sua strategica posizione di sbocco sul Mar Mediterraneo, che non subì gli, gli insabbiamenti che bloccarono invece il porto di Tarsus. E anche grazie al fatto che era direttamente connessa alla fertile pianura della Ciucuroa, che dalla metà dell'Ottocento venne radicalmente trasformata in funzione della produzione del cotone. Perché, con un editto del 1862, l'impero ottomano decise di promuovere la produzione del cotone in risposta alla crescente domanda di paesi come Inghilterra e Germania, come conseguenza della diminuzione delle esportazioni e dell'aumento dei costi del cotone prodotto negli Stati Uniti in connessione con la guerra civile. Nell'arco di poco tempo, la Chukurovad, area di Paludi, si trasforma in uno dei maggiori centri mondiali di produzione intensiva di cotone, e a sua volta Mersin si trasforma nel porto commerciale più importante della regione. Questo nuovo ruolo commerciale ebbe un impatto profondo sulla composizione della popolazione, che è ancora tangibile in quello attuale. Il piccolo villaggio di pescatori si trasforma nell'arco di un cinquantennio in una città cosmopolita, composta di migranti provenienti da diverse regioni dell'Impero Ottomano, Libano, Siria, Anatolia, Cipro, le isole dell'Egeo ed afferenti anche ad etnie diverse, turchi, arabi, armeni e greci e contemporaneamente da una nuova elite di commercianti e investitori legati al mondo cipriota e levantino. Lo sviluppo del porto di Mersin è continuato anche nel XX secolo, assumendo all'inizio degli anni Sessanta la sua collocazione definitiva a sud della città. Ma a partire dagli anni 70 la vocazione eh, alla vocazione mercantile si affianca lo sviluppo dell'industria di un turismo che determinerà l'impressionante urbanizzazione di tutto il litorale nord eh, di Mersin e contemporaneamente la città vedrà un enorme flusso migratorio di popolazione proveniente dal sud-est della Turchia e che ha aggiunto ulteriori aspetti di complessità al tessuto sociale e culturale della città. A partire dal 2011, Mersin è stata al centro di un nuovo flusso di popolazione in fuga dalla Siria, dalla guerra in Siria, e che, secondo le statistiche ufficiali, eh, raggiunge circa 220.000 persone. Una nuova componente, dunque, si è aggiunta al già complesso mosaico culturale di una città che conta ormai un milione di abitanti. Un milione di abitanti che certo potrebbe rappresentare una gigantesca e variegata heritage community attorno alla collina di Yumuktepe, che racchiude e documenta i 9000 anni di storia prima della città di Mersin. Ma le relazioni tra Yumuktepe e Mersin, come Isabella sa bene, non sono state semplici, né con le istituzioni né con la comunità, la vicina comunità della Demirtas Mahalle la nostra principale interlocutrice soprattutto nei primi anni. Specialmente nei primi anni dello scavo queste relazioni sono caratterizzate per distanza, indolenza, indifferenza, ma è possibile che forse la situazione non fosse ancora matura per un dialogo. E' solo nel corso degli ultimi anni, grazie agli sforzi, alla determinazione e al lavoro incessante di Isabella Canea, mirato alla costruzione di un dialogo con le istituzioni e al coinvolgimento della popolazione locale, che sta emergendo una nuova e diffusa consapevolezza dell'importanza di Muctepec. Certo, l'importanza di Umuktepe per Mersin è chiaramente connessa con il rilancio dell'industria del turismo nella regione, ma questo potrebbe anche segnare una nuova fase nella storia della città, più consapevole delle proprie radici e dunque di una nuova identità collettiva. Ed un primo importante segnale è arrivato nel 2021 quando il Mersin Buyuk Sheir si ha approvato la costruzione di un arco-park a Umuktepe. Gli obiettivi sono: sono sono duplici. Il primo è quello dell'esposizione, condivisione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale eh, prodotto nel corso delle ricerche della missione archeologica italiana. Nello specifico si tratterà di aprire a pubblico e musealizzare il settore occidentale della collina che si eh, dove si sovrappongono gli edifici della cittadella del livello 16, del livello 15 e quello del bronzo antico. Questo implica che, contrariamente ad altri siti dove la musealizzazione è concentrata su singole fasi esposte in orizzontale, a Yumuktepe la musealizzazione si focalizzerà su una sequenza verticale e diacronica di occupazioni che testimoniano sviluppi diversi della storia della collina. Il secondo obiettivo è quello della conservazione, essenziale per la trasmissione del patrimonio di Yumuktepe alle future generazioni. Gli edifici da musealizzare sono essenzialmente costruiti in mattone crudo e questo è tra gli aspetti più problematici, tenuto conto dell'estrema fragilità dell'architettura interna, in terra, eh, sensibile all'umidità e alla pioggia. Se da una parte abbiamo trovato una soluzione soddisfacente per la conservazione delle strutture in mattone crudo utilizzando grandi teli di geotextile per coperture di carattere temporaneo, questa soluzione ovviamente non potrà essere utilizzata per l'esposizione permanente. Il progetto di Arco Park è stato elaborato da Ipek Durukan della Facoltà di Architettura dell'Università di Mersin. Questo prevede un centro di accoglienza... <coughs> In basso alla collina, dalla quale si eh, diparte diciamo, una, eh, un percorso che dall'occupazione neolitica permetterà di risalire e eh, di affacciarsi attraverso delle passerelle sospese sulla cittadella del livello 16, sugli edifici del livello 15 e sul muro del Bronzo Antico, per giungere sulla sommità della collina occupata dalla chiesa bizantina. La copertura permanente sarà eh, fondamentale eh, per la protezione degli edifici. Uh, che sarà garantita da strutture triangolari ancorate al suolo, alle tre estremità, e le cui linee curve mirano ad assecondare il profilo della collina e diminuirne l'impatto visivo. E di questi giorni la notizia è che i lavori per l'Archeopark sono appena cominciati, uh, quanto vedete la rimozione del vecchio muro di cinta per costruire una nuova palizzata che definisca in modo più permeabile i limiti dell'area archeologica. Quindi il progetto di archeopark si sta materializzando progressivamente, ma c'è ancora molto da fare. In primo luogo per quanto riguarda i contenuti scientifici per costruire il messaggio che si vuole trasmettere attraverso questo nuovo progetto. Non solo informazioni per ricostituire forme e funzioni degli edifici monumentali ma anche un'esperienza di coinvolgimento nella lunga storia di Yumuktepe che miri ad evidenziare la sua importanza storica e la sua ricchezza culturale come risultato delle interazioni tra regioni differenti e tra modelli diversi di cultura e società. L'obiettivo è quello di offrire gli strumenti per la costruzione di nuove conoscenze e di una nuova consapevolezza, che possano favorire interazione, condivisione e sviluppo attorno a Yumuktepe. Prima di terminare vorrei ringraziare a nome di tutta la missione, eh, ovviamente l'Ambasciata eh, italiana, il Ministero degli Esseri della Cooperazione Internazionale, eh, il Ministero del Turismo eh, della cultura e della Cultura della Repubblica di Turchia, il Mersin Büyükşehir Belediyesi e il Museo archeologico di Mersin per tutti il loro sostegno variegato, eh, ma comunque continuo incoraggiamento che ci permettono di continuare i nostri scavi e le nostre ricerche a Yumuktepe. E infine eh, vorrei fare e porgere un ringraziamento particolare alla professoressa Isabella Caneva, che per più di vent'anni è stata direttrice della missione, mi sto commuovendo, della missione di Mersi Nuttepe. Diciamo che tutto quello che avete visto è il frutto del suo immenso lavoro, delle sue raffinate capacità di archeologa e di studiosa. La ringrazio per avermi offerto l'opportunità di dirigere <ride> partire, la, la missione a partire dalle sue straordinarie scoperte. Ma l'apporto di Isabella alle future attività della missione, questo lo voglio sottolineare, continuerà a essere prezioso e fondamentale perché abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare insieme. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie Giulio. Come sempre esageri e <ride> mi fai commuovere. Bellissimo intervento. Non so se abbiamo uno o due minuti per fare qualche commento. C'è qualche domanda? Qualcuno vuole intervenire? Non è l'ultima chance. Possiamo farlo anche più tardi nel pomeriggio, e forse. Ah, non vista. Prego. Meraviglia. Buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare eh, i membri eh, eh, della delegazione della professoressa Caneva. Eh, quale sarà il risultato dei lavori a Yumuktepe? Eh, eh, verso dove vi state dirigendo? Eh, quali risultati eh, possiamo aspettarci eh, dai lavori a Yumuktepe? Quali sono i risultati che possiamo aspettarci dai lavori a Yumuktepe? I risultati che vorreste ottenere? Allora, eh, beh, diciamo eh, vorrei innanzitutto dire che eh, le attività di scavo che continueranno nei prossimi anni eh, seguono Seguiranno diciamo, una, delle, delle questioni, delle tematiche di ricerca che sono state eh, anche quelle della professoressa Isabella Cane, ma sicuramente ci concentreremo per investigare le fasi più antiche, se vuol dire eh, le fasi neolitiche più antiche, capire qual è l'origine dell'insediamento, ma contemporaneamente, come ho fatto vedere prima stiamo aprendo una nuova grande trincea al centro eh, del Tepe proprio per aprire diciamo, il cuore della collina eh, per eh, comprendere eh, tanti aspetti che ancora ci mancano, tutta l'occupazione ittita, dell'età del bronzo e forse anche meglio capire cosa succede nel calcolitico a Yomuk Tepe. altre domande. buongiorno, eh, la ringrazio per questa sua presentazione, mi chiamo Defne Boskurt. Buongiorno, la ringrazio per la sua presentazione, mi chiamo Defne Boskurt e lavoro presso la società di Çaferş e Boskurt, eh, sono una eh, dei soci. E sono archeologa e architetto l'anno ci è stato detto che la parte eh, che viene protetta a Yumuktepe eh, Ci è arrivato un progetto per la protezione eh, della zona eh, degli scavi con un tetto, con una struttura che offre quindi un tetto eh, a tutto il sito eh, archeologico. Ci è stato chiesto un'offerta per una struttura del genere per proprio proteggere eh, il sito archeologico. Eh, archeologico eh, quindi eh, noi abbiamo iniziato a eh, riflettere su eh, quale soluzione eh, si può offrire eh, a, a questa domanda e poi eh, non abbiamo sentito più uh, nulla però eh, visto che eh, ci avete eh, fatto vedere quindi una struttura eh, di tetto per coprire quindi il sito eh, archeologico, eh, questo progetto verrà realizzato? Questa è la mia domanda perché eh, sappiamo bene che vi è sempre il bisogno di proteggere e tutelare i siti archeologici. Eh, eh, questo è proprio il punto di intercio direi tra eh, l'archeologia e l'architettura quindi è un eh, tema molto importante come archeologo quale sarebbe il suo punto di vista eh, quindi eh, ho voluto fare questa domanda quale sarà il passo eh, successivo eh, se ho capito bene eh, dunque, questo progetto che abbiamo mostrato è stato approvato dal Adana Corumacurulu. Sono passati cinque anni dalla pre, prima presentazione, ha passato tutti i gradi eh, di approvazione. Diciamo. È stato mh, consegnato quindi per la realizzazione pratica al Beledie, Mersin Biuchir Belediesi e con la nostra approvazione. Una delle cose, non so se è apparso chiaro dalle immagini, ma una delle cose che mi sono piaciute, dunque, per il sito di Yumtepe non è possibile un tetto che copra uno o più livelli, perché i livelli sono strettamente sovrapposti uno all'altro e sono tutti importanti. Quindi serviva una copertura che che andasse bene per tutti nel loro insieme no? non staccati. Serviva inoltre una copertura, questa è l'idea, secondo me, molto originale, che non spezzasse la linea curva della, del tepe, ma che la mantenesse nella sua forma integrale, insomma, quindi con una copertura leggera, curva e, 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 e che non intervenisse sul Tepe, questa copertura non ha nessun, eh, tranne il, un, un punto di appoggio sulla sommità, per il resto, su tutta l'estensione dello scavo non ha nessun eh, palo, nessun, quindi non, non, non si opererà nessun foro, nessuna, mh, lo scavo non sarà in nessun modo eh, interessato da... Da, da da, Dal sostegno metallico di questa struttura di copertura. Quindi è quello, secondo me, è, è, è la copertura ideale per un sito di questo genere. Non so se ho risposto alla questione. Cosa. Eh, dunque, Isabella Caneva che è eh, diciamo, la referente eh, archeologica di questo progetto. Eh, io voglio aggiungere invece che è importantissimo eh, costruire un dialogo eh, tra chi sta realizzando la copertura e chi, invece, insomma, e gli archeologi che hanno lavorato e che lavoreranno sullo scavo. Invece, insomma, questa è veramente una bella opportunità. La conferenza di oggi per poterne discutere insieme, credo che dobbiamo procedere. Scusate, quindi passiamo al secondo relatore, Francesca Balossi eh, che, eh, Restelli, che ci parlerà. Eh, è dell'Università La Sapienza di Roma e eh, ci parlerà. Molto, mm. eh, le opportunità e le sfide dei tepe millenari, ricostruzione del passato, legame col presente e attenzione verso il futuro ad Aslan Tepe Malatia prego grazie mille buongiorno a tutti ringrazio l'Istituto Italiano di Cultura per questa organizzazione tutti voi per la presenza qui dalla Direzione Generale delle Antichità dall'Ambasciata Italiana d'Ancara dall'Italia, da Istanbul. È bello ritrovarsi in presenza dopo due anni di incontri in remoto, due anni in cui, nonostante la pandemia, il lavoro di ciascuno di noi non si è fermato e anzi sono accadute tante cose. Per il sito di Asvantepè e per la Sapienza in particolare ci ritroviamo in una condizione molto diversa da quella del 2019. Nel luglio del 2021 il sito è stato inserito nelle liste del patrimonio UNESCO, divenendo il diciannovesimo sito della Turchia ad entrare in, queste, in questo prestigioso elenco. La motivazione accolta segue il terzo criterio UNESCO, ovvero che Erzlan è stato riconosciuto come testimone unico di una tradizione culturale o civiltà scomparsa. Lo stesso anno si raggiungevano i 60 anni di scavi e ricerche condotte e sostenute finanziariamente dalla Università Sapienza di Roma alla quale appartengo. Un risultato di grande soddisfazione, una coincidenza molto felice che purtroppo non abbiamo potuto celebrare con il risalto che avrebbe meritato, ma che faremo molto presto. Nel 2020 inoltre Marcella Frangipane, che ha diretto lo scavo per 40 anni, è andata in pensione e la direzione è passata a me, che collaboravo con lei dal 1996. Prendere la direzione in un momento del genere non è stato facile, né per me né per lei. Si celebravano i frutti della sua direzione proprio nel momento in cui lei formalmente usciva di scena. I giornalisti e il grande pubblico in Turchia ovviamente non conoscevano la storia delle ricerche ed è stato quindi complicato gestire e orientare le interviste, le riprese sul campo e tutta l'eco che si è creata, per fortuna, attorno ad Aslantepé, sia a livello locale che nazionale. Marcella Frangipane ha saputo portare alla luce, comprendere il valore e spiegarlo al mondo, proteggere e rendere fruibile il più antico sistema statale oggi conosciuto. Possiamo dire che Marcella Frangipane ha vissuto e vive tuttora per Arslan Tepe e ne sarà sempre una parte importante. Questo è nei fatti. Allo stesso tempo la mia direzione nasce assieme ad una nuova fase di vita del sito. Gestire Zantepe oggi non è semplicemente dirigere uno scavo, cosa di per sé per nulla semplice, ma occuparsi di questioni molto più ampie che hanno come obiettivo, oltre alla ricerca, la conservazione e la valorizzazione del sito, la gestione dei turisti, la divulgazione e aspetto oggi forse più complicato di tutti, la protezione dai danni antropici e viceversa la protezione dei turisti stessi, rischi oggi molto più grandi visto l'aumento esponenziale degli stessi. <coughs> Infine, Mentre prima i rapporti lavorativi erano principalmente con le autorità museali e la direzione della cultura, ora le istituzioni coinvolte e con cui... Sono quindi quotidiani, gli scambi e la collaborazione sono tantissime e vanno dai contesti ministeriali per la gestione del sito, a quelli della ricerca, dell'educazione, delle varie rappresentanze della comunità locale, alle associazioni di cittadini, tutti interessati a conoscere, ma anche a usare il nome di Asantepe per il suo possibile legame con interessi culturali, culinari, ma anche ambientali e sportivi contemporanei. Per tutto questo, per gli ormai oltre 60 anni di scavo, per essere riusciti ad arrivare alla nomina tra i siti UNESCO e per la serenità, pur con un ritmo un po' intenso, con cui abbiamo e stiamo lavorando, voglio ringraziare tutti coloro che ci sostengono da sempre. I ricercatori che lavorano ad Aslantepe e che oggi provengono da più di 20 diverse istituzioni da 9 paesi diversi sono il cuore di questo lavoro, ma le istituzioni che vedete elencate sono quelle che rendono tutto possibile. Dopo questa introduzione, che mi pareva però doverosa, spostiamoci sul significato oggi di Aslantepe e della ricerca che portiamo avanti nel sito. La risoluzione UNESCO cita tra le altre. Arsnantepe Tepe presenza una testimonianza eccezionale del primo emergere della società statale nel Vicino Oriente. La sua unicità risiede nel vasto materiale in situ che ha reso possibile la ricostruzione delle caratteristiche di questa civiltà e della vita di queste prime élite, dalle loro, loro attività e relazioni con il resto della popolazione, con impareggiabili dettagli, mettendo in luce l'emergere di un governo centralizzato in un centro non urbano. Che controlla l'economia di base della popolazione circostante. Il sito fornisce un quadro completo e vivido della società e della vita quotidiana delle prime elite amministrative nel periodo tardo-calcolitico, 3.400 a.C. Arslantepè viene premiata per questo e per la integrità e autenticità dei suoi monumenti. Integrità e autenticità garantita dalla gestione attenta dello scavo e delle politiche di conservazione portate avanti in tutti questi anni in collaborazione con specialisti dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma. Il monitoraggio costante, gli interventi minimi e solamente conservativi, la protezione mediante coperture e tende delle parti più delicate hanno garantito in più di 30 anni di mantenere le strutture esattamente come si trovavano al momento della loro scoperta. I decenni di esperienza accumulata e la dimostrata efficacia di questo sistema ci hanno spinto negli ultimi due anni ad avviare degli stage per la formazione di restauratori turchi del mattone crudo per passare alle nuove generazioni locali un know-how fondamentale per garantire la conservazione di questo ed altri importanti siti archeologici nel Vicino Oriente. Quello della formazione di giovani specialisti sia nel restauro del mattone crudo che dei reperti archeologici, ceramica, metallo, osso, argilla, è per noi sicuramente un obiettivo importante a cui stiamo dedicando sempre più spazio ed energie. Dal 2011 il complesso palatino di Asprantepea è aperto al pubblico e questo significa che chiunque può entrare nel palazzo e percorrerlo calpestando gli stessi pavimenti utilizzati nel 3400 a.C. L'apertura è stata resa possibile dall'attento lavoro di protezione e monitoraggio portato avanti in questi anni e dal progetto di musealizzazione di cui abbiamo avuto modo di parlare già altre volte con pannelli esplicativi e audioguida in diverse lingue. La mole e il dettaglio dei dati che la nostra equipa ha raccolto in questi anni grazie ad un lavoro scientifico e rigoroso che riempiono libri e articoli scientifici ci pongono per oggi un ulteriore obiettivo che è quello di trovare un sistema di narrazione efficace e attuale per i visitatori che valorizzi il luogo e che ricrei quel legame diretto tra lo spazio ciò che conteneva e che ora attende un nuovo museo in cui possa essere esposto al pubblico e le attività che vi avvenivano per questo, da un paio di anni, abbiamo iniziato a lavorare ad un progetto di ricostruzione virtuale 3D. Partendo da uno studio architettonico di dettaglio della parte conservata delle murature, facendo delle stime ragionate sulle parti mancanti, abbiamo ricostruito le volumetrie del complesso palatino e sulla base di queste è partito un progetto di ricostruzione virtuale dell'intero complesso. La prima parte su cui abbiamo iniziato a lavorare è stata l'area più cerimoniale del palazzo, quella che potremmo chiamare il centro del potere, costituito dalla Corte delle Udienze, su cui dà la saletta del trono, e dietro ad essa una sala cerimoniale il cui accesso doveva essere riservato ad un numero ristretto di persone di alto rango. Questo stesso schema si ritroverà un millennio e mezzo dopo nel palazzo di Mari in Siria, dove la sala del trono si trova dietro una corte, come ad Arslantepe, e dietro al trono vi è ugualmente una sala ottogonale. <coughs> la piattaforma del trono ha gli stessi tre gradini che vi fanno accedere ed è addossata alla parete lunga del vano. Queste ricorrenze planimetriche dimostrano come Arslantepe testimoni l'inizio di una lunga tradizione architettonica degli spazi del potere in Asia occidentale. Il progetto, di scusate, il progetto di ricostruzione virtuale portato avanti con l'Università degli Studi di Palermo vuole illustrare gli spazi antichi da ogni punto di vista e far emergere immergere così completamente il visitatore nel palazzo. A lavoro completo... <coughs> Sarà possibile muoversi dentro al palazzo, impostare il punto di vista ed esplorarne ogni spazio in scala reale, come nel breve assaggio che vi mostro qui. I, legni, i dati a nostra disposizione sono tanti, dal legno di Ginepro, del trono stesso, ai rametti di fiori di, fiori di rosacea prunoidea che più probabilmente adornavano la piattaforma. Ricostruire invece esattamente come fosse il trono e chi vi fosse seduto sopra è per ora qualcosa che vorremmo lasciare all'immaginazione di ciascuno, perché il processo conoscitivo è ancora più efficace quando si stimola la mente del visitatore e se ne sollecita la fantasia. Inoltre, non tutto possiamo sapere del passato ed è giusto stabilire un limite oltre al quale non addentrarsi. Le tecnologie di ripresa e rilievo digitali come la fotogrammetria e le immagini da scansioni laser ci aiutano anche ad enfatizzare parti meno ben conservate del palazzo, contribuendo a un loro studio dettagliato. Ad esempio le parti dipinte ma meno conservate di alcune pareti, che con questo sistema siamo riusciti ad attribuire a diverse mani di intonaco. Quello che prima sembrava un dipinto unitario è ora chiaramente composto da almeno tre fasi pittoriche distinte, con i rombi impressi che vengono poi coperti dalla parte pittorica. Oltre a far progredire la ricerca, queste immagini ripulite costituiscono ovviamente anche la base per la creazione di sistemi immersivi di esposizione e illustrazione della sequenza pittorica. Arslan Tepè è un tepè millenario e sebbene l'inserimento nelle liste UNESCO abbia voluto riconoscere soprattutto la sua importanza nella conoscenza delle dinamiche di origine dei sistemi statali, i documenti per la nomination sottolineavano esplicitamente come Erzantepè avesse una lunga occupazione di almeno 5.000 anni e che fosse un luogo di incontri, di espressione di una pluralità di identità culturali differenti. Nel palazzo si, queste si notano dalla varietà stilistica della cultura materiale rinvenuta, che dimostra come qui si ritrovavano persone di origine e identità differenti, ma la stessa cosa è molto ben visibile dai cambiamenti nelle relazioni esterne del sito attraverso i millenni di occupazione. A fasi in cui i contatti sembrano i più intensi con il sud, si susseguono altre in cui si vedono influenze dal nord-est o dall'Anatolia centrale. Arsrantepe è un nodo nelle reti di comunicazione che legano mondo mesopotamico, anatolico, transcaucasico e mediterraneo. Mostrare e narrare questa lunga storia dell'insediamento è oggi uno degli obiettivi che guida anche la scelta delle aree da indagare, da preservare e da esporre nel sito. La monumentale tomba Cista, di un capo di qualche secolo successivo al crollo del palazzo, sebbene svuotata dalle sue decine di oggetti in metallo, ceramica e pietre dure, conservate ora al Museo di Malatia, è stata lasciata in posto e uno dei prossimi progetti di musealizzazione ha come obiettivo quello di narrare al pubblico il complesso rituale funerario costruito grazie, ricostruito grazie a uno scravo stratigrafico di dettaglio e alle analisi dei resti. Nonostante Arslan tepe sia oggi un sito musealizzato, alcuni ritrovamenti del quale non possono essere rimossi per la loro monumentalità e unicità, la ricerca archeologica deve andare avanti, perché sono ancora tanti gli interrogativi e le fasi di occupazione meno conosciute. Come in ogni contesto archeologico, la stratigrafia del Tepe segue la regola universale che stabilisce che ciò che Sta sotto è più antico e ciò che lo copre è più recente, quindi, per raggiungere i livelli più antichi, si deve per forza rimuovere, eliminandole, le tracce architettoniche di ciò che viene eh, dopo. Per nostra fortuna, però, il tepe di Arslantebè, come accade abbastanza di frequente, è cresciuto nel tempo in modo irregolare, con le occupazioni preistoriche, soprattutto nella zona ovest ma con un prolungamento dei livelli dell'età del bronzo antico verso sud, mentre quelle di epoca storica nella zona nord. Grazie a questo, oggi noi abbiamo la possibilità di scavare, studiare ed esporre contemporaneamente in punti diversi del Tepe e su un dislivello di almeno una di, di, di circa una decina di metri il muro di cinta del 2005 a.C. nella zona sud, quello del 1200 a.C. nella zona nord e passeggiando da uno all'altro mostrare il complesso palatino della fine del quarto millennio, così come subito a nord di esso, dove non era sufficientemente ben conservato, abbassarci nei livelli e andare ad indagare le fasi che lo precedono per studiarne le premesse. In queste aree si sta concentrando la nostra ricerca negli ultimi anni con il duplice obiettivo di indagare fasi meno conosciute oppure esporre fasi che sono andate perse perché coprivano il palazzo e sono dunque state rimosse da noi stessi nel corso degli anni. Esporre, studiare e poi musealizzare assieme periodi così lontani della storia del sito ci permetterà di raccontare in modo più concreto la sua storia. E con la narrazione vorrei chiudere questo intervento. Tra 2015 e 2017 abbiamo avuto un finanziamento eh, per un progetto di sviluppo sostenibile che abbiamo chiamato Il popolo si prende cura di Arslantepe. La logica o il senso era che per poter proteggere il sito, la gente, la comunità che viveva intorno ad Arslantepe doveva conoscerlo, il coinvolgimento, infatti. La partecipazione è strettamente legata alla conoscenza. Abbiamo quindi lavorato eh, per rendere più partecipi possibili, per far conoscere il senso, il significato del sito di Aslantepè con i nostri operai, ma anche con la comunità che, viveva, che vive intorno al, a, ad Aslantepè nel villaggio di Orduzù e nella città di Malatia, organizzando visite guidate organizzando seminari con insegnanti di scuola di tutti i gradi scolastici in collaborazione con eh, i servizi per l'educazione della regione di Malatia. Abbiamo organizzato seminari con le guide turistiche, abbiamo poi organizzato seminari sul sito con gli allievi, diciamo con i ragazzi delle scuole e i loro insegnanti, tutto finalizzato ad aumentare la conoscenza del sito. Almeno nella, nella regione di Malatia, eh, avevamo poi eh, un altro obiettivo che era quello di arrivare alle famiglie di Ordosù, il villaggio nel quale si trova appunto il sito. Facile era arrivare agli uomini perché erano i nostri operai, ma volevamo arrivare alle famiglie intere e quindi siamo usciti dal sito, abbiamo incominciato a dialogare con le donne andando a casa loro, parlando con loro, raccontando quello che succedeva ad Arsalantepè, raccontando quello che noi trovavamo ad Arsalantepè. Siamo riusciti a fare anche degli incontri in cui chiedevamo a loro, secondo loro, che cos'era, quali erano eh, i punti di forza, quali erano i potenziali della presenza di un sito archeologico nel loro villaggio e quali invece i rischi di avere il sito. Tutto questo, appunto, l'abbiamo portato avanti in maniera sistematica dal 2015 in avanti ed è diventato ormai un nostro modus vivendi eh, nel sito di Asantepe. Eh, L'altra cosa che abbiamo tentato di fare con le donne era quello di creare un legame tra quello che è. Tuttora la loro vita e quello che noi stavamo trovando nel sito. Quindi, ad esempio, vedete lo scavo delle, aree, delle residenze domestiche con il rinvenimento di focolari e forni che ci spiegano come si produceva il pane e, eh, e appunto le donne che lavorano quotidianamente a casa loro. E qui ne vedete un'altra immagine. Eh, questo eh, ha, ha avuto diversi risvolti, alcuni assolutamente da noi non controllati, nel mondo diciamo, della città di Malatia, sia in campo accademico, con la presentazione di progetti. Da parte di colleghi turchi che non si erano prima avvicinati all'archeologia e che sono stati attirati dal nostro lavoro oppure da parte di artisti che hanno, e questo è una, un artista che lavora alla ceramica, che si sono ispirati agli eh, oggetti che noi trovavamo nel sito, la storia che ricostruivamo nel sito per eh, creare le loro opere. Quest'anno però. Abbiamo fatto un passo in più ehm, ed è stata forse la soddisfazione più grande di tutti questi anni di lavoro. Dal narrare noi alla popolazione, alla comunità, quello che stavamo scoprendo, il lavoro che stavamo facendo, siamo passati a far narrare a loro. Eh, delle tematiche che fossero in qualche modo ispirate al lavoro che noi facevamo. E qui vedete ad esempio un video che stiamo preparando insieme ad alcune donne sulla produzione del pane e quindi per mostrare appunto, eh, con la loro voce, con, il loro, eh, con la loro attività, il legame, eh, che, il filo che ancora lega il sito di Aslantepe, quello che noi troviamo nel sito, con la vita quotidiana. Eh, e abbiamo fatto anche di più. Eh, invitati al convegno che or si organizza ormai annualmente eh, dal comune di Malatia per parlare del sito, sono stati gli operai stessi a parlare questa volta e non noi, e a raccontare il loro punto di vista sullo scavo di Asantepei, il significato che ha, l'impatto che ha nella loro vita, nella vita delle loro famiglie. E, Torno sul sito eh, perché oggi a raccontare la visita, a raccontare ai visitatori che vengono da Santepè la storia del sito stesso, oltre ovviamente alle guide turistiche, sono i guardiani dell'area museale a cui abbiamo fornito degli opuscoli plastificati con le immagini dei rinvenimenti principali del sito e che abbiamo formato quest'estate affinché diano una spiegazione di base ai visitatori. Questo, oltre a motivare di più i guardiani stessi e a renderli più sensibili riguardo all'importanza del luogo e alla sua corretta conservazione, ha avuto un impatto positivo sul grado di comprensione del sito. Ho constatato che circa il 10% dei visitatori legge i pannelli esplicativi, ma questa percentuale sale visibilmente se hanno avuto prima un'introduzione, seppur sintetica, a ciò che stanno vedendo. La comunicazione verbale resta quindi lo strumento principale più efficace di diffusione della conoscenza su larga scala. Ad aiutare ulteriormente nel popolare il centro visite che verrà presto costruito, aggiungeremo chiaramente alla comunicazione verbale le immagini e i video a cui stiamo lavorando per fornire così anche al grande pubblico una ricostruzione storica dettagliata che valorizzi a, pie a pieno gli aspetti adesso ancora nascosti. Vi ringrazio grazie Francesca eh, intervento veramente a 360 gradi una domanda velocissima perché abbiamo tempi ristretti eh, no, mi pare di no e passiamo a sì, ah. Vi annuncio intanto un cambiamento di programma. L'ultimo relatore, Anacleto D'Agostino, parlerà nel primo pomeriggio dopo l'intervento di Marina Pucci. Abbiamo deciso di fare questo scorrimento che ci dà più spazio per l'ultimo intervento di questa mattina. Prego. Una domanda veloce, grazie ancora per questo intervento interessante. Mi, eh, volevo chiederle una, una cosa sul 3D. Che, sul 3D eh, come avete intenzione di, eh, diciamo di usare? Di, che, che tipo di supporto avete intenzione di usare? E se lo, lo, lo fareste sul sito? Oppure sarebbe qualcosa che fate poi nel museo con un, un oculus o, o col telefono, cose del genere? E ancora, grazie. Abbiamo tantissime idee, ma proprio tantissime. Eh, quindi sicuramente è in costruzione un visitor center okay? all'ingresso del sito e quindi sicuramente ci saranno dei video creati da noi. Eh, poi uno dei video che vi ho mostrato, che era quello del corridoio con il dipinto, lì noi avremmo intenzione proprio di proiettare sul, sul corridoio, perché quella è una parte che non è molto ben conservata, quindi abbiamo notato che eh, non tutti vedono quello che c'è e quindi l'idea è di proiettare, mostrando... Non, in, non continuativamente, ma a delle cadenze per aiutare a vedere, eh, poi dopo lei ha nominato i telefonini. Sì, noi abbiamo già in, fatto, diciamo, ed è visibile arrivandoci dal nostro sito web una navigazione digitale. Eh, per cui si può fare eh, con il telefonino è una parte che secondo me ha bisogno di essere un pochino migliorata eh, e soprattutto non è una parte che io inviterei la persona che si trova in loco ad utilizzare è meglio camminare nel sito e guardare quello che hai davanti agli occhi che guardare lo schermo del telefono però insomma tantissime idee eh, su cui ragioniamo e, e accettiamo consigli ovviamente Grazie. Eh, ancora ve però velocissimo. Jans Choukas Lutfa. Salve, mi chiamo Oya. Eh, quelle cose: far partecipare il popolo, eh, loro che lavorano con voi. Credo che aiuta anche per lo sviluppo del popolo. Questo è il vostro, è la vostra, fa parte della vostra mentalità oppure avete notato una necessità e per quello l'avete realizzato? Forse ci sono tutti e due gli aspetti. Eh, come ho detto, sono 60 anni che... Noi, dico noi in senso lato, siamo ad Arslan Tepe, eh, Quindi si è creato un legame molto forte con le famiglie che vivono nel villaggio. Per cui in un certo senso, sì, noi abbiamo sentito l'esigenza a un certo punto di condividere veramente tutto quello che stavamo facendo con loro. Ehm, nello stesso tempo eh, ci siamo mossi nella direzione che, diciamo, la disciplina comunque ha sviluppato, quindi è da tempo che in archeologia si parla di community archeologi, di public archeologi e, e c'è un senso diciamo, dietro a portare avanti operazioni del genere. Quindi eh, diciamo, siamo stati forse stimolati a razionalizzare e quindi a sistematizzare il comportamento da quello che si discuteva in ambito della disciplina, però in un certo senso è venuto anche un po' naturale, come un'esigenza naturale. Bene, eh, grazie. Allora a ah, Eric, pardon. Uh, un piccolo commento. Uh, avete parlato di eh, patrimonio, eh, di passaggio sì, eh, archeologico, culturale, eh, sociolo, so, sociologico. E vorrei uh, aiutare uh, uh, un altro passaggio, un altro patrimonio, delle generazioni dei direttori scientifici, che c'è due belle esempi, de Marcella a Francesca e de Isabella a Giulio. Grazie. Non c'è un patrimonio, deve essere un matrimonio. <ride> no. Mm. Grazie, Eric. E passiamo allora all'ultimo intervento di questa mattina. Nicolò Marchetti dell'Università di Bologna, Archeologia pubblica a Carchemish, Strategie. Eh, i problemi di eh, un parco archeologico in continua trasformazione cari colleghi grazie a tutti io voglio ringraziare certamente al nostro ambasciatore al, eh, allo stagione a schermo che è il presidente. Io mi metterò a parlare in italiano. Vi ringrazio molto di questo eh, consueto, ma proprio per questo impegnativo invito che l'Istituto eh, ci fa tutti gli anni perché questa è un'eccellente occasione. per È vero che, come dire, siamo sempre le stesse missioni, ma le missioni cambiano. Asdante Stantepè, Mersin sono, sono cambiate. Eh, si evolvono, abbiamo nuovi problemi, nuove sfide. Eh, sicuramente oggi ve ne presento varie che noi abbiamo affrontato e che mi sembra giusto condividere con voi. Un tema Isabella che vorrei riservare alla discussione del pomeriggio, se, se riusciamo credo alla fine, è quello della sostenibilità, perché questo punto secondo me è veramente centrale ed è completamente ignorato. Eh, qui in Turchia noi stiamo facendo progetti impegnativi, però di fatto la condivisione con, con il Ministero dal punto di vista del lungo periodo a me sembra che un po' manchi e questo mi sembra importante che ragioniamo su, su questo. Comunque, adesso io non so se funziona questo, sì, alla grande, perfetto, perché questo è un sistema diverso di presentazione. Eh, il progetto di Karkamish è un progetto congiunto, turco-italiano, dal 2011 che viene portato avanti da tre università fondatrici, Gaziantep, Istanbul eh, e Bologna, e poi soprattutto però, come vedete qui, con moltissime eh, istituzioni. Evidentemente Carchimis ha una peculiarità, è sul confine, è una zona militare, una parte del sito si trova in Siria. Io adesso voglio presentarvi quella che è stato un po' il processo del Parco Archeologico, perché mi sembra che sia importante per il, eh, per il pubblico, per i colleghi in Turchia, ripercorrere quelle che sono state le, le tappe di un, di un processo che, evidentemente, eh, avete già visto in queste prime due bellissime presentazioni l'approccio eh, che l'Italia come, come paese, noi come, come studiosi e anche come proprio co colleganza con i colleghi turchi portiamo avanti. Cioè da una parte la non integrabilità dei, dei resti che vengono conservati così come sono, e questo è un principio eh, fondante, ma allo stesso tempo, e poi interventi comunque, avete visto le vele di, di Mersin cercavano di rispettare l'andamento del Hoyuk. Quindi, anche si posso dire rispetto a Gobekli c'è una, una ricerca molto più attenta di minore impatto sul, sul sito, E però allo stesso tempo è quello proprio del lavoro in comunità, lavoro in comunità che a Karkemish è eh, presente, è complicato però dal fatto che in un'area militare dobbiamo tener conto di varie limitazioni che però negli anni siamo riusciti a, a limitare. Quindi come vedete qui abbiamo partenariati pubblici soprattutto ma anche privati con varie fondazioni che ci hanno sostenuto nel corso degli anni, la Sanko. Che ci sostiene di recente soprattutto per la conservazione. Qui queste sono tappe che apparentemente sono burocratiche. No? In quest'anno è arrivato questo permesso, poi è arrivato quest'altro. Ecco, effettivamente invece queste sono state. Operazioni che sono state condotte da una pluralità di attori perché sono state tutte estremamente complicate da, da ottenere e non ci saremmo mai riusciti se non lavorando insieme a tutti i livelli eh, nel paese con istituzioni accademiche e le, le autorità di governo locale e nazionale. Perché ci è voluto proprio un decreto del Presidente della Repubblica per cambiare lo status dell'area da militare di primo a secondo grado e nell'area nell di secondo grado si possono effettuare visite. Quindi, Portare il pubblico sul sito è sempre stato il nostro obiettivo primario e abbiamo poi sviluppato una serie di idee negli anni che si sono poi concretizzate nella forma finale. Qui vedete una fase di studio in cui prendevamo in considerazione diverse eh, opzioni. Ehm, noi abbiamo un approccio che viene spesso seguito nelle missioni italiane, che è quello del restauro integrato alla ricerca. Cioè noi facciamo eh, conservazione durante... Eh, lo scavo, non, non aspettiamo che venga finita un'area o un monumento per poter iniziare il processo, per noi è essenziale. Chiaramente, richiede un investimento di, di persone, di materiali, insomma, un'organizzazione del lavoro. Che però, secondo noi, è, è vincente: cioè è l'unico modo per mantenere il carattere originale del sito nel tempo, eh, diciamo garantendone la, la conservazione, soprattutto quando parliamo di resti così fragili. Allora, Questo è un intervento abbastanza caratteristico, nel senso che lo sono mosaico. Questo era il mosaico che Lorenz aveva spostato nella sua sala da pranzo, eh, nella casa dei, dei britannici che abbiamo riscavato. però appunto, qua invece vedete il basolato del ferro secondo nella porta meridionale, che sta venendo consolidato. La, questa è la, mh, la grande scalinata nell'area del Lower Palace. Gli ortostati in calcare erano estremamente fragili, sono stati tutti consolidati con silicato di etile, quella è la fase in cui eh, diciamo, non evapora il materiale, ma anche i blocchi di calcare eh, sgrezzato sono stati tutti consolidati, questa è l'area del Kingsgate, proprio per garantirne la conservazione eh, con agenti atmosferici diciamo, normali. Durante l'anno il, il sito viene parzialmente eh, diciamo, reso non visibile e quindi protetto. Tramite geotessile e ehm, teli di nylon, che però adesso come vedrete stiamo superando con un altro intervento. Queste sono le nostre restauratrici all'opera su vari tipi di, di materiali, di contesti. Ecco qua: vedete gli ortostati del, della grande scalinata. Tutte queste, queste grandi lastre di pietra adesso stanno esposte tutto l'anno e non hanno più danneggiamenti. Vedete però come erano fessurate. E questi invece erano scavi eh, di inizio secolo che sono stati poi risarciti perché erano, erano crollati, stava crollando l'intero, queste sono le fondazioni del foro romano, quindi sono interventi in senso di consolidamento. Qui devo dire che abbiamo avuto un successo molto parziale, noi abbiamo suggerito dei, uno sviluppo urbanistico per il sito eh, attraverso queste, queste tavole che poi però non è stato, non è stato accolto, per vari anni non c'è stato un, un progetto di questo tipo e poi adesso è stato fatto con una serie di problemi che se riesco vi, vi, vi cito più avanti. Qua vedete il nostro dossier di autorizzazione del parco archeologico che ovviamente presentava soluzioni preliminari che poi in fase esecutiva sono state, sono state cambiate, comunque com come vedete sono qui avevamo eh, presentato quella che era l'ossatura del parco, ve lo faccio vedere così rapidamente solo per... questo è stato quello che è stato autorizzato dalla Coromacrolup. È stato solo il primo passo, perché poi dopo sono servite tutta una serie di dotazioni anche di sicurezza, trattandosi di un sito sul confine. Questi erano esempi dal nostro precedente parco archeologico, quello di Tilmenoyuk, che è aperto al pubblico dal 2007 e che prosegue, diciamo, è visitabile senza nessuna limitazione tutto l'anno è già due volte che lo rinnoviamo completamente, noi non abbiamo nessun obbligo di, di mantenere il parco di Tilmenoyuk dal punto di vista legale non essendo più titolari della concessione ma evidentemente avvertiamo un senso di responsabilità però in questo Isabella il, 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 la sostenibilità è, è un issue, cioè se noi facciamo un'opera di riqualificazione di un sito eh, poi bisogna che in qualche modo troviamo un sistema per condividere l'onere della manutenzione, ad esempio, che è cruciale su un sito archeologico, soprattutto sui siti preclassici, richiesta una manutenzione assolutamente continua, non scadenzata ad esempio a livello annuale, così non funzionerebbe. Praticamente noi abbiamo operai specializzati che quasi una volta a settimana, tutto l'anno, vanno a fare minimi interventi con i quali il parco si mantiene perfettamente, ma senza i quali andrebbe rapidissimamente in rovina. Quindi questi erano alcuni progetti di pannelli che poi abbiamo ulteriormente elaborato. Adesso tutta l'area è provvista di pannelli illustrativi, queste erano alcune eh, dotazioni di ingresso, dei cancelli, i punti d'ombra fatti in legno che riprendono la, la, insomma, la tipologia tradizionale, queste erano evidentemente le, le protezioni per i sentieri perché era un campo minato, Karkamish prima, quindi noi non permettiamo che i turisti vadano al di fuori dei sentieri che sono tutti controllati, l'intero sito è stato sminato però statisticamente c'è una minima percentuale che qualcosa sia rimasto e quindi da questo punto di vista la visita è libera all'interno dei molti sentieri che ci sono, ma non al di fuori di essi. Questo era il primo edificio d'ingresso che è stato realizzato, questo era il decreto che eh, faceva diventare l'area militare un'area archeologica, questo era il ministro della difesa che è venuto a fare la visita prima del decreto fondamentale e Poi ecco vedete come si interagisce con i militari. Queste sono le mappe che usano i militari, sulle quali dobbiamo demarcare tutta l'area che possiamo far visitare. Ai, eh, e Ci siamo anche occupati di eh, disegnare delle eh, torrette di, eh, di avvistamento che non avessero fondazioni particolarmente invasive. Anche il muro che è stato fatto non ha fondazioni, è un muro prefabbricato che è stato appoggiato lungo il confine che in precedenza negli anni di ISIS era semplicemente demarcato da una rete metallica. Ecco qua vedete invece il parco quando è stato inaugurato con strutture mobili. Noi abbiamo adottato un criterio molto, molto leggero, i sentieri nuovi sono tutti coperti di ghiaia rosa, mentre invece quando noi ripercorriamo la strada antica abbiamo usato la ghiaia grigia. Come vedete abbiamo cercato anche di, di avere delle recinzioni laterali eh, che non brucino, quindi sono in alluminio perché il sito ogni tanto è soggetto a incendi. Noi adesso stiamo controllando questo problema, ma per anni questo è stato un problema eh, endemico. Adesso siamo finalmente riusciti a, insomma, a far sì che i militari acconsentano tutto l'anno il controllo eh, della vegetazione. Ecco, Questi sono eh, ispirati proprio ai, ai modi in cui nei campi vengono, Realizzate in legno, in eh, legno di pioppo, legno locale, eh, le, i punti d'ombra di, di, per i guardiani dei campi e in questo senso di sosta e eh, ristoro per i turisti. Quindi sono tutti elementi che sono consueti e tipici di questo paesaggio. Abbiamo usato per alcune installazioni fisse, come vedete, eh, il basalto locale, quindi abbiamo tagliato delle, delle banchine che servono sia come supporto dei pannelli sia come, come sedute con ovviamente un rivestimento in legno, e anche come segnacoli. Questa è la via che porta dalla porta occidentale, i, i turisti entrano nel sito attraverso l'urbanistica antica, quindi entrano da una delle porte urbiche e poi seguono gli assi eh, principali della città antica. Questi sono semplicemente due segnacoli che segnano l'inizio del parco archeologico però in eh, basalto eh, locale. Carchemis, come tutti i siti storici, i grandi siti storici di Anatolia, ha anche una stratificazione di scavi al di là di quella archeologica, quindi abbiamo monumenti scavati oltre un secolo fa che sono stati poi recuperati, ristudiati e inseriti nel percorso di visita. Questa è la valle delle Eufrate, ovviamente, in alto a, sinistra, in alto a destra scusate, è Siria, quindi il confine è proprio lì, qui vedete i muri del foro, Diciamo che ci ha guidato proprio sempre il principio del minimo impatto in ogni cosa che facciamo. Eh, perché il sito, comunque se vale lo frate, è molto suggestivo l'ambiente. Il, il concetto è proprio questo, cioè ecco, qui vedete il, questo stenopost romano è eh, ricoperto di, eh, di ghiaia grigia. C'è una città romana in superficie che è stata saccheggiata in epoca alto medievale, in epoca abbaside e quindi i contesti della città romana sono quasi tutti perduti, abbiamo fondazioni ma non molto altro ma che sono molto ben leggibili in superficie. Questa è la eh, porta meridionale, vedete sullo sfondo la città di Gerablus che è cresciuta in modo impressionante negli ultimi anni per l'apporto di rifugiati ma è, ogni anno contiamo solo sulla parte visibile a noi 50 edifici nuovi, è uno sviluppo assolutamente incontrollato. Siamo riusciti nel 2019 a proteggere con un decreto del Comune la, la parte di sito che sta in Siria, che noi abbiamo visitato solo una volta quell'anno, adesso visto però che c'è una tendopoli sopra, quindi apparentemente l'impatto è molto leggero. Comunque poi sappiamo che le tende cambiano, diventano un po' più fisse, si fanno muretti, insomma. E quindi il parco delle mura ancora non l'abbiamo aperto. È questo, però come si vede qui, è, è ancora bloccato in basso. Eh, lo dovremmo inaugurare quest'anno se le condizioni di sicurezza saranno giudicate dai militari sufficienti. C'è sempre questa dialettica in più che da una parte è comprensibile, dall'altra è certamente complessa. Questa è la casa di scavo dei britannici, il British Museum, che dal 1911 al 14, e poi nel 1920 hanno fatto gli scavi che hanno reso famoso il sito archeologico e dalla quale abbiamo recuperato mille frammenti di scultura dell'età del ferro e quasi 300 iscrizioni geografiche nei loro magazzini che erano rimaste eh, sepolte nelle rovine della casa. Questo è un progetto. Per ora non di prossima realizzazione, di musealizzazione di questa casa della missione britannica. Adesso, questi sono i momenti di inaugurazione del luglio 19. Il sito oggi è regolarmente visitabile, tranne il lunedì eh, come tutti i musei, e quindi questa è stata un'enorme un eh, diciamo, un operazione eh, di sviluppo anche turistico, di promozione di un'area che francamente aveva poche altre eh, voci economiche vitali, certamente l'agricoltura col pistacchio, ma anche in passato questa era una regione dove il contrabbando era fiorente, insomma adesso stiamo cercando proprio di, eh, insieme al comune, insieme al comune metropolitano di Gaziantep, di mettere in piedi una serie di eh, iniziative che eh, promuovano la... Mh, Diciamo, l'integrazione della popolazione in senso economico, cioè ci sono percorsi di visita che adesso stanno sistemando in questi, in questi mesi nella vecchia stazione ferroviaria di Karkamisch che è splendida con un centro informativo sul sito parallelo a quello che stiamo facendo sul sito stesso. Quindi c'è un investimento in questi mesi per eh, rendere un, diciamo, attrezzata per la sosta di, del flusso turistico anche il centro di Karkamisch che è distante dal sito ed è anche uno dei motivi però perché il sito è così affascinante perché a differenza invece di quello che è successo a Mersin siamo riusciti a tenere l'insediamento lontano ma ho paura ancora per poco perché ci sono sviluppi molto preoccupanti all'orizzonte però comunque il, il parco viene continuamente eh, ampliato cioè non è che c'è un, un, una realizzazione quindi è un parco in divenire qui vedete il ritrovamento di una stella monumentale scritta di inizio ottavo secolo nella zona della Necropoli che è stata poi musealizzata all'ingresso del sito. Ma soprattutto stiamo continuamente espandendo il circuito di visita realizzando ogni anno è molto impegnativo, realizzando ogni anno, che sono stati realizzati l'anno scorso dei nuovi percorsi di visita. Quindi adesso abbiamo collegato proprio la zona dell'Eufrate, e ad esempio, questo è il percorso di visita che va lungo le mura nord. Il sito più o meno finisce qui: il sito, diciamo, cintato da mura, e all'esterno abbiamo realizzato. Un'opera un, un d'arte contemporanea di cui adesso vi parlo. Questo è il progetto che abbiamo iniziato a fare questo ottobre, cioè il progetto di copertura dell'area archeologica principale, che è un proprio museo a cielo aperto. Come diceva Isabella, l'integrazione sul, sul posto dei, um, delle sculture rinvenute, ad esempio, che sono, sono numerose, complete e che si possono ammirare, però, ad esempio, solo d'estate perché d'inverno dobbiamo proteggerle. Con questa copertura potremo um, rendere visitabili tutto l'anno. Il, il concetto è simile a quello di Aslante Penne nella misura in cui le basi non sono scavate ma sono appoggiate, questo ovviamente ha creato una sfida ingegneristica importante ma eh, l'abbiamo risolta, questo è più o meno come, ehm, come sarà il render e questo è in costruzione, è stata fatta la fondazione, è l'edificio di ingresso all'esterno del sito ovviamente. Che sarà un centro di accoglienza, di prima informazione e poi di distribuzione. Ci sono già le fondazioni dell'edificio e il parcheggio e il governatore è convinto che entro la primavera verrà, verrà completato. E poi, infine, nell'aprile di quest'anno abbiamo inaugurato questa installazione di Michelangelo Pistoletto, il terzo paradiso, il terzo giardino, eh, che è fondamentalmente un simbolo di unione degli opposti, dice eh, l'artista, cioè in cui eh, natura e cultura. Eh, sviluppo e mantenimento, e anche comunque un simbolo di pace, è un simbolo di pace che in questa regione, di questi tempi, è assolutamente necessario. Come sapete, ci sono eh, sviluppi politici molto preoccupanti che in quest'area, in, in questi anni, abbiamo visto di tutti i colori. Spero, speriamo vivamente di non vederne altri. Questo eh, quest evento, che è stato partecipato da tutte le autorità, oltre che dalla popolazione, in modo molto, molto sentito, è stata una bellissima festa. Insomma, speriamo che abbia un valore anche simbolico. Se adesso ho ancora qualche minuto, direi di sì, dieci minuti, vi faccio vedere le scoperte più eh, recenti in modo che questo percorso che vi ho fatto vedere in modo molto sintetico venga contestualizzato. Quindi se potete. Ehm... Ok. Esatto. E queste sono solo una presentazione un po' veloce di altri ehm, risultati, che evidentemente saranno. Eh, vado semplicemente. Oltre ecco, queste sono immagini della società locale, noi per anni abbiamo visto un flusso di rifugiati impressionante che attraversava proprio gli stessi, gli stessi scavi, questo era il campo oggi vuoto, eh? la, la, la tendopoli eh, dove erano i rifugiati siriani di Karkim cioè adesso è stata, è stata svuotata, quindi comunque è tutto estremamente veloce, eh, lo sviluppo in ogni senso, anche, anche quelli positivi ovviamente avvengono però con tempi estremamente compressi. Qui vedete invece una serie di eventi eh, più politici, meno legati al parco. Eh, nel 2016 viene completato il muro di, eh, che, che era stato richiesto allo Stato Maggiore lungo il confine, ma allo stesso tempo nella, alla fine di agosto la Turchia entra nella fascia di territorio e pre ne prende diciamo, in qualche modo la responsabilità amministrativa. E poi nel 2017 siamo riusciti, con molta fatica che, che non è finita, cioè tutti gli anni si rinnova, a scavare anche sull'Acropoli, su una parte dell'Acropoli, che ovviamente invece è occupata da edifici militari in, eh, pienamente funzionanti, quindi evidentemente sono problemi di, di vicinato che come dire, umanamente sono assolutamente gestibili, però insomma, rispetto anche a invece, ordini che vengono dallo Stato Maggiore poi tutto si complica molto ne abbiamo scavato molto anche negli archivi, negli archivi del British Museum, questa è un'operazione import importante, parlavamo adesso col direttore Rami eh, dei musei di, eh, di Istanbul, i loro archivi che avremmo voluto visitare, Salvatore, quest'anno, da un anno sono stati sposti, spostati in un archivio centrale di tutta l'epoca ottomana, che adesso è chiuso al pubblico, verrà aperto in qualche modo, quindi questa, questa fonte di informazioni straordinaria che c'era a Istanbul adesso è stata spostata altrove e non abbiamo idea di come verrà gestita. Spero vivamente siano accessibili perché c'è un tesoro di informazioni incredibili nei vecchi archivi. Noi abbiamo ritrovato questi taccuini inediti sugli scavi di Yunus, fatti da Lorenz e Bulley, che sono ehm, stati essenziali per... Adesso sono usciti vari volumi sugli scavi di Karchemice, uno di questi è proprio sulla, sulla Necropoli. Qui vedete i musei di Istanbul, le collezioni che abbiamo studiato, i musei di Ankara abbiamo ricatalogato tutti i frammenti, scambiando poi collezioni, insomma, pezzi con il museo di Gaziantep, hanno completato l'anno scorso questi eh, scambi. E ovviamente vi dicevo la casa di missione che è stata una, eh, uno scavo archeologico documentato esattamente come eh, avremmo fatto per qualunque altro contesto e che ha dato risultati, i risultati che vi ho detto prima. Qui vedete i nostri numeri, siamo a 36.000 frammenti eh, disegnati e schedati. Le, le, questi sono i documenti con dal sito, come vedete la gran parte è relativa alla fase di Nossira di VII secolo a.C., ma non solo, però. Eh. E poi appunto le iscrizioni che il professor Pecher sta studiando, eh, il titologo dell'Università di Istanbul e sono numeri impressionanti, che lui ne ha già pubblicate molte, adesso è in uscita un altro volume del professor Pecchè, credo tra due settimane, e qui vedete invece le, eh, i conteggi delle sculture del ferro, come vedete i numeri principali sono quelli dall'area L, cioè dalla casa di scavo. Questo è il nostro GIS, e questi, salto queste immagini che avete visto nella presentazione precedente, e vi faccio invece... Vedere rapidamente questa è la morfologia del sito con un Acropoli lungo il fiume, una città bassa, i terrapieni di secondo millennio che sono rimasti poi un, una caratteristica dell'insediamento dell urbano fino all'epoca romana in funzione, quindi sono stati usati come diciamo, delimitazione, più che a quel punto in quell'epoca tarda, come difesa come originariamente erano, sono alti ancora sul piano di campagna 22 metri, quindi sono veramente imponenti. E qui vedete le nostre scoperte. Più, ehm, più recenti sull'Acropoli, in particolare. Abbiamo trovato un palazzo eh, di epoca itita imperiale, quindi XIII secolo a.C., che è contemporaneo a un edificio amministrativo della città bassa, questa area C est. Ecco qui, vedete il palazzo, su, proprio sul margine nord-occidentale dell'Acropoli, che è l'unico, diciamo, aperto all'esplorazione archeologica, è un palazzo molto monumentale. Eh, però praticamente senza materiali, ma soprattutto, e questo è impressionante, è esattamente sotto la superficie, solo che XIII secolo a.C. sotto la superficie, in un sito pluristratificato vuol dire che 6,5 metri e mezzo di stratigrafia sono stati completamente asportati con tutti i periodi successivi. Questo fa veramente male al cuore, ma è, è così comunque. Eh, mh, ci sono anche stati danni più recenti, qua vedete due, quelle due basi scavate in quelle fosse erano state messe per un pallone aerostatico militare, questo adesso secondo me non ho tempo di mostrarvelo, è un eh, modello 3D del, del palazzo e c'è anche un'altra ricostruzione che abbiamo fatto con ehm, la città del 1250 a.C., comunque sono su YouTube questi modelli, sono stati degli esperimenti che abbiamo fatto, che ehm, abbiamo diciamo, integrato i nostri modelli. Sulla topografia uh, 3D del sito, e io forse questo però non ve lo farei vedere, nel senso che comunque essendo, essendo su YouTube sul canale Orient Lab si può, si può vedere lì. Vi faccio solo vedere che tipo di ritrovamenti invece facciamo nella città bassa. Eh, su, questi, su questi sigilli, questi impronti di sigillo iscritti il professor Pecher può parlarvi per ore, ma ecco questo io uh, quindi vi faccio solo vedere una scelta di questi materiali. Tutti, in tutti questi anni, dal 2017, allargando eh, lo scavo, questa è la pianta dell'anno scorso, ehm, abbiamo continuato a documentare questo, i sistemi del controllo amministrativo e Tita Imperiale sul sito. Sono di un interesse straordinario, sono circa 600 cretule eh, con impronte, quindi numeri impressionanti, che però ci, ci danno un'idea completamente ehm, diciamo, laterale, ma interessantissima, dell'amministrazione di un complesso che probabilmente era chiamato la Casa del Sigillo. A livello locale conosciamo tutta la storia dei funzionari perché ci sono anche due livelli, uno è sotto il pavimento e uno è sopra nel, nel crollo e notiamo addirittura la promozione di alcuni funzionari da un livello all'altro, ma sono, alcuni sono gli stessi, ci sono anche i principi eh, di Casa Reale, tutti che concorrono nel gestire beni che erano ossessivamente evidentemente controllati eh, e ri riaperti e richiusi. In un sistema che è assolutamente interno, cioè non ci sono impronte di sigilli che vengono dall'esterno. I beni che viaggiavano erano dissigillati controllati e risigillati in, eh, localmente. Questo è un modello molto importante che sta trovando conferma anche nello studio di altri contesti di Bronzo Tardo II. Vabbè, queste sono solo, eh, voglio... Ecco, queste sono le impronte, come vedete, apparentemente molto eh, diciamo, materiali molto umidi, in realtà sono da un punto di vista storico. Hanno un incredibile potenziale informativo. Qua vedete come si presentano nel terreno. E poi, ecco, sono del um, regno di Nitesh, di Karkin, quindi metà del XIII secolo. E poi, e con questo direi che chiuderemo per stare nei tempi. Vi faccio semplicemente vedere un po' dei materiali. Le letture dei nomi dei funzionari sono ovviamente di Hassan. Facciamo moltissima fotogrammetria di, eh, anche di, di oggetti, non solo topografia, e questo aiuta moltissimo nella, nella lettura, cioè con la, la, la definizione, ma soprattutto la possibilità di giocare con le luci, ci aiuta moltissimo nell'identificare sia le iconografie ovviamente, ma soprattutto anche le, le iscrizioni. Iscrizioni che sono, ovviamente vengono da anche anelli sigilli, come in questo caso avete visto prima invece dei sigilli cilindrici e degli stampi, quindi sono tre tipi eh, diversi. Ecco, questo vedete è un uh, sigillo principesco con una divinità uh, sul cervo, una, un, un corunta, e poi ecco, questo è un altro modello digitale. Questa è una, è una cretula di eh, porta applicata a un paletto di porta con sette eh, impronte di, eh, un, del visir Quindi, questo è una, un elemento molto importante perché ci fa vedere che c'era anche un controllo sui passaggi. L'assoluta La, maggioranza è applicata a beni mobili, quindi ceste, scatole, vasellame, ma avevamo anche dei pareti di porta, quindi c'era un controllo anche all'accesso al magazzino e ovviamente il confronto con la P, da un punto di vista così eh, generale, è assoluto. La il fatto che siano, abbiano più eh, impronte la stessa, la stessa cretula ci, ci permette anche di capire le relazioni tra i funzionari per queste operazioni di counter stamping, cioè quindi di eh, controllo incrociato sullo stesso, sullo stesso bene e abbiamo cercato di studiare le relazioni che eh, emergono dall'analisi di questo materiale con questo è l'unico sigillo che abbiamo trovato in questo contesto, un, un grande sigillo in ematite di fattura assolutamente eccezionale con, ecco qua si vede, vi faccio vedere un dettaglio nella diapositiva successiva, il Gran Re Tita con il sole alato sulla testa, il Kalmush, che incontra il Dio della Tempesta eh, Addu Teshup. Ehm, con il fulmine in mano, vedete quel tridente, e la, la mazza. Ecco, qua vedete le relazioni che Hassan sta eh, ricostruendo per tutti questi personaggi e abbiamo poi cercato di... adesso questo non sta più funzionando, ma non importa. La diapositiva successiva non so se potete mostrarla voi. Eh, ok, con la network analysis stiamo proprio cercando di evidenziare come questi funzionari si relazionassero tra loro. Pensate che alcuni personaggi come Taia avevano otto diversi sigilli che evidentemente non erano tenuti dal, dal principe che aveva anche questo titolo di Auriga di Kubaba, ma da suoi diversi funzionari che in qualche modo facevano operazioni a suo nome, per suo conto, eh, interagendo con gli altri che so, hanno anche il grado di capo delle dogane, insomma hanno tutta una serie di dati. Io però mi fermo qui perché il focus di oggi era comunque mostrare come queste informazioni possano essere integrate in un percorso di visita, in un percorso di eh, condivisione con il pubblico, che evidentemente è fatto di più strati, quindi c'è un pubblico locale, uno nazionale. Gaziante è una delle mete principali in Turchia di turismo gastronomico, ma a quel punto poi l'offerta culturale viene integrata in questi tour, quindi abbiamo in realtà numeri impressionanti di turisti eh, turchi che vengono a Kharkiv, ma anche stra stranieri, cioè il turismo straniero è, in è iniziato a, a, diciamo, a circolare la voce che il sito è visitabile e quindi adesso sta venendo integrato dai tour operators nella loro offerta. Quindi niente, vi ringrazio per il vostro tempo e poi però non vedo l'ora di fare una discussione tutti insieme sui problemi che emergono. Grazie. Grazie Nicolò, molto interessante. Eh, abbiamo qualche veloce intervento adesso. Eh, sì, uno. Nel microfono c'è un microfono. Stanno mm? portando. Mm? Va bene, allora se non, non c'è eh, allora chiudiamo questa sessione, mi pare che non sia eh, ci sia nessun altro. Eh, chiudiamo questa sessione e ci ritroviamo qui puntuali alle 14:45.